Tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, porto il video sull'integrale di Lebesgue. Lebesgue in francese, Lebesgue. Ok, questo integrale, quindi veramente particolare, non tutti lo conosceranno come conoscete di sicuro l'integrazione secondo Riemann, ma è importantissimo in teoria della misura e in analisi funzionale. E sarà una lezione un pochino più lunga, spero non tanto lunga, mi sono preparato anche degli appunti da seguire. E allora, quindi praticamente, questo integrale, io vi consiglio di andare a vedere l'altra lezione sulla misura. Questo video farà sempre parte della playlist, ma quanti integrali ci sono? E mi hanno chiesto anche di fare un video sul teorema fondamentale del calcolo integrale. Lo farò, non vi preoccupate, sarà sempre su questa playlist, quindi lo faccio. Ok, allora, cominciamo. Dobbiamo prima di tutto definire. Allora, cominciamo col dire che esiste l'integrale secondo Riemann. Ma non sappiamo come mai dal nulla esce fuori questo nuovo integrale. Quindi partiamo dal presupposto che così, dal nulla esce questo integrale. Dopo andremo a vedere perché è nato questo integrale. Questo integrale, questo nuovo concetto di integrale, però è esteso non a tutte le funzioni, o meglio, si può estendere, ma si comincia a parlare da funzioni misurabili e semplici. Allora, una funzione si dice misurabile, quindi parliamo di funzione misurabile. Allora, una funzione si dice misurabile quando abbiamo praticamente che l'insieme delle controimmagini di x della funzione che chiamiamo f di x, l'insieme delle controimmagini appartiene ad un sigma algebra X e praticamente l'insieme delle controimmagini è misurabile, ok? Allora, in questo caso parliamo di appunto funzione misurabile lungo un intervallo i a b per ogni a minore di b. Ok, quindi una funzione si dice misurabile quando l'insieme delle sue controimmagini è misurabile. Definiamo anche le funzioni semplici. Allora, una funzione si dice semplice se definiamo prima di tutto una funzione semplice s di x, ok? Definiamo un insieme a con i composto da tutte le i, tali che s di x è uguale ad a con i, dove le a con i sono un insieme, una successione di numeri che può essere sia reale o complessa. Allora possiamo dire che la s di x è praticamente la somma da i uguale ad 1 ad n di che cosa? Di a con i per la funzione indicatrice dello spazio dell'insieme a con i. Ok, però che cos'è la funzione indicatrice? Scusate, la funzione indicatrice. Allora, questa funzione qui, che cos'è? Allora, praticamente parliamo di funzione indicatrice di uno spazio a con i è incluso in un sigma algebra x. Allora, questa funzione indicatrice a con i di x va da x a 0, 1, semplicemente. Ok? E praticamente vale, allora, vale 1 se praticamente x appartiene ad A, quindi vale 1 se x appartiene ad A e vale 0 se x non appartiene ad A. Ok? Quindi si chiama funzione indicatrice. Ogni insieme può avere una sua funzione indicatrice. Ok. Però noi non ci concentriamo tanto sullo studio di questa funzione indicatrice, ma più che altro sullo studio della funzione semplice. Una funzione, quindi, si dice semplice
se si può scrivere come combinazione lineare delle funzioni indicatrici relative a quell'insieme, cioè all'insieme A con I, scusate, relative all'insieme A con I, ma poi devo pulire anche questa lavagna, perché seppur questo pennarello scrive bene, però sporca molto. Allora, quindi, preso questo insieme, la funzione appunto semplice si può scrivere come combinazione lineare con le A con I di funzioni indicatrici. Ok, allora possiamo definire, dati questi due presupposti, possiamo definire l'integrale di Lebesgue. Allora, aspettate che poggio un attimo qui. Praticamente l'integrale di Lebesgue, integrale di Lebesgue. Allora, che cos'è praticamente? Noi lo definiamo utilizzando prima di tutto questa funzione semplice. Allora, praticamente lo definiamo in questo modo. Integrale è praticamente l'integrale lungo un insieme f, adesso vediamo la natura di questo insieme, di una funzione semplice s di x in mu. Ok, quindi è un integrale fatto rispetto alla misura. Misura di che cosa? Adesso vediamo. Somme da i uguale ad 1 ad n, quindi di che cosa? Di a con i, quello di prima, a con i, per mu, la misura di che cosa? Di A con I intersecato F, dove F appartiene al sigma algebra X. Vediamo se vedete. Ok, quindi definiamo quindi questo integrale lungo F di S rispetto alla misura, misura evidentemente rispetto a questa intersezione, pari appunto alla somma ad una combinazione lineare delle A con I, elementi di questo insieme, per la misura dell'intersezione tra A con I ed F, che è appunto appartenente al sigma algebra. Allora, adesso noi prendiamo una funzione F misurabile, ok? Quindi significa che se una funzione f è misurabile, significa che praticamente l'insieme delle controimmagini è misurabile, ha una sua misura, e praticamente questa f non deve essere negativa, ok? Allora, una f misurabile dove? Allora, noi avevamo definito una f misurabile su questo intervallo, adesso noi definiamo una f misurabile su questo insieme E, ok? Allora, l'integrale di f sull'insieme f, attenzione, rispetto alla misura mu dell'insieme, è definito da che cosa? È definito dall'integrale lungo f, ovviamente come abbiamo detto, di f in mu, dove quindi appunto, vedete, l'integrale può essere solamente definito da funzioni semplici, e poi grazie alle funzioni semplici definiamo funzioni misurabili. Quindi questa funzione, una funzione è integrabile secondo Lebesgue quando è misurabile. In mu questo è definito come l'estremo superiore dell'integrale su f di che cosa? Della funzione semplice in mu. E che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che S è compresa tra 0 ed F. Allora, il valore dell'integrale va da 0 a più infinito, ok? Allora, quindi ricapitoliamo un pochino. Abbiamo quindi che questa è la definizione di integrale secondo Lebesgue di una funzione misurabile. Questa è la definizione di integrale secondo Lebesgue di una funzione semplice. Allora, vediamo un pochino se vedete. Vedete, ottimo. Scusate un attimo qui, spengo la luce. Allora, quindi, no, ok, ho sbagliato. Quindi, abbiamo che noi definiamo l'integrale di Lebesgue rispetto ad una misura di una funzione semplice, che è questa combinazione lineare. Invece,
L'integrale lungo f di una funzione misurabile è l'estremo superiore dell'integrale della funzione semplice, quello che abbiamo definito prima, ok? Quindi vedete che c'è una certa correlazione tra l'integrale di una funzione semplice e l'integrale di una funzione misurabile. Quindi questa è la prima parte della lezione. Abbiamo introdotto l'integrale di Lebesgue, ma tutto questo che vuole dire? Lo vedremo solamente nell'ultima parte della lezione, cioè cosa significa tutto questo. Uno può veramente capire tutto questo una volta che ha studiato tutto bene e una volta soprattutto che ha una volta quando una persona ha già delle basi solide su teoria della misura e geometria e cose del genere. Allora, e una cosa importante che rischiavo di non dirla è che, ecco perché ho fatto bene a prendermi gli appunti, che praticamente, non so se continuare a scrivere qui, vabbè sì. L'insieme delle funzioni per cui l'integrale lungo f della funzione misurabile f del valore assoluto, ok, in demu, è minore di più infinito. Allora, quindi praticamente l'insieme in cui abbiamo questo, l'insieme per tutte queste funzioni f, praticamente si dice, si indica, si denota con L1 di mu, ok? Allora, lo chiamiamo L1 di mu, l'insieme di tutte queste funzioni. Si chiama L1 di mu, cioè le funzioni vengono dette sommabili, funzioni sommabili. Noi abbiamo incontrato già questa notazione quando abbiamo parlato della serie di Fourier, in quanto queste funzioni si parla di funzioni sommabili, di funzioni quadrato sommabili, cioè tutte funzioni appartenenti a spazi LP, ok? Allora, quindi questo qui è l'insieme delle funzioni per cui vale questo, per cui vale che l'integrale è minore di più infinito. Invece, se appartenessero a L2 di mu, allora le chiameremmo funzioni quadrato sommabili e al posto di una normale f metteremo il quadrato di f, perché appunto in quel modo poi definiamo lo spazio L2. In generale, poi definiamo lo spazio LP. Possiamo vedere addirittura questo integrale come l'applicazione lineare di un particolare operatore lineare, che è il funzionale. Infatti, come ho detto, questo integrale va da 0 a più infinito, okay? Quindi può essere espresso come applicazione lineare di un funzionale lineare, però non ci interessa tanto l'aspetto appunto algebrico di questo integrale, ma tanto l'aspetto del calcolo, ok? Effettivo di questo integrale. Però esistono diverse proprietà di questo integrale. Prima di vedere alcune proprietà, vorrei mostrarvi come si può estendere il concetto di integrale di una funzione misurabile ad una funzione non misurabile, ok? Quindi il cui insieme delle controimmagini non è misurabile. Andiamo a vedere subito. Allora, scusate un attimo. Allora, noi prendiamo una funzione f. Allora, prendiamo una funzione f e la possiamo scrivere questa funzione come somma, come una funzione f pari a f più, ok, meno f meno. Ma che cos'è f più e che cos'è f meno? Allora, definiamo f più di x essere uguale a f di x se effettivamente f di x, cioè questa f qui, è maggiore o uguale a 0. E 0 altrimenti. Cioè, cosa facciamo noi? Praticamente sviluppiamo il fatto che, scusate, utilizziamo il fatto che questa funzione può essere scritta in questo modo e queste due funzioni sono funzioni misurabili e calcolarci quindi l'integrale secondo Lebesgue di queste due funzioni. Quindi l'integrale di una funzione non misurabile in un certo senso non esiste, ma si può ricavare sviluppando quella funzione tramite funzioni
misurabili, ok? Invece f meno di x sarebbe f di x se f di x è minore di 0 e 0 altrimenti. Quindi io sviluppo questo integrale lungo, adesso lo chiamo E, ok? Però la definizione è sempre quella, ho cambiato solamente notazione, praticamente sarebbe pari a, se, allora, quindi questo integrale di una F non misurabile, se però, se abbiamo che F uguale a U più IV appartiene a L1 di mu. Allora, che cosa significa? Io ho scritto F come U più IV e questa F è quadrata, è sommabile, scusate. Allora, U più IV, sto sfruttando il fatto che la F sia una funzione complessa, ok? Se è una funzione complessa, perché ovviamente questa cosa può essere estesa anche alle funzioni complesse. Quindi abbiamo U che è una funzione reale e anche V è una funzione reale, no? Dalla nozione di funzione complessa. Allora, questo qui sarebbe integrale lungo E di che cosa? Di U più in de V, in de mu, scusate, meno integrale lungo E di U meno in de mu, più adesso l'altra parte di IV, più I per integrale su E di V più in de mu, meno integrale di E, cioè la F è una funzione misurabile, ma se non lo sono U e V, che cosa faccio? Allora faccio in questo modo, perché è una funzione complessa, l'unico modo per integrarla è in questo modo, qui, semplificare così, meno V meno in de mu. Ecco qui, quindi, ho ottenuto questa cosa qui, che è l'estensione di un integrale di una funzione non misurabile. Ottimo! Adesso vediamo alcune proprietà. Qui servono proprio gli appunti, perché sono tante e devo precisare alcune cose, e magari senza appunti mi scorderei. Quindi, cancello. Allora, le proprietà. Ovviamente questo integrale, come l'integrale anche l'integrale normale, l'integrale di Riemann, secondo Riemann, anche questo integrale qui ha delle sue proprietà, vediamo se vedete, si vede, no? Sì, penso di sì. Allora, quindi anche questo integrale ha alcune sue proprietà. Cominciamo dalla prima. Integrale di, allora abbiamo AF più BG in de mu, ok? Questo integrale qui è A integrale, mettiamo lungo E di F in de mu più B integrale lungo E di G in de mu. Cosa significa? Significa che l'integrale di Lebesgue è una funzione lineare. Ok? Quindi una funzione lineare, questo dal fatto, prima avevo detto, può essere espressa come un'applicazione lineare di una funzione lineare a se stessa. Può essere un concetto più difficile, sentiamo poi nei dettagli dell'algebra lineare, però insomma sono cose che si possono dire. Quindi abbiamo che è una funzione lineare, vediamo se vedete, ok? È una funzione lineare. Poi altra proprietà importante. Allora devo mettere quanti pallini? 6. Ok, no, in realtà altri 6 ne devo mettere. Allora, altra proprietà. Qui metto un altro pallino. Ok, altra proprietà importante è che se prendo una funzione, ok, una funzione che è compresa tra lo 0 e un'altra funzione, ok? Quindi una funzione del genere, abbiamo praticamente che l'integrale lungo E di F in de mu è minore o uguale dell'integrale lungo E di G in de mu. Cioè, se io prendo effettivamente una funzione che è minore o uguale di G, allora avrò lo stesso per le funzioni dell'integrale di Lebesgue, ok? Se poi prendo una, questa è una proprietà, altra proprietà, prendo una A inclusa in B.
quindi parliamo di insiemi, e poi prendiamo una funzione minore uguale di f. Allora abbiamo che l'integrale lungo a di f in the mu è minore o uguale dell'integrale lungo b di f in the mu. Preso il fatto che a sia incluso in b, quindi sia un sottoinsieme di b, e f sia maggiore di 0 o uguale a 0. Poi abbiamo una costante c, un numero, ok? Altra proprietà, un numero. Questo numero è compreso tra c, tra 0, può essere 0, ma non può essere più infinito, ok? Deve essere minore di più infinito. Allora, l'integrale c per l'integrale lungo e di f in the mu è uguale all'integrale lungo e di c per f in the mu. Ecco, ok, quindi siamo a 4 proprietà, ne mancano altre 3. Sono 7 in totale le proprietà. Allora, l'altra proprietà è che se f di x uguale a 0, ecco, questo è importante, quindi abbiamo presupposto che x fosse maggiore o uguale a 0, nel caso fosse proprio uguale a 0, se f di x è uguale a 0 per ogni x appartenente ad e, questo cosa significa? Che questo è il dominio di integrazione. Se per tutti i punti del dominio di integrazione è uguale a 0, praticamente questo implica che l'integrale lungo e di f in the mu, indovinate cosa, è uguale a 0. Ok. Dopo. Ah, anche questa è una cosa importante. Ovviamente, noi possiamo avere che la misura dell'insieme di integrazione, del dominio di integrazione, è pari a 0. E quindi significa che l'insieme è nullo. E ciò cosa significa? Ciò significa che l'integrale lungo e di f in the mu, indovinate a cosa è uguale di nuovo a 0. Ok, quindi queste cose ci semplificano tanto. Vediamo, continuo a vedere se si vede, perché sono cose importanti. Ok, allora, dopo cosa abbiamo? L'ultima proprietà è praticamente che se f è maggiore o uguale di 0, ok? Quindi ultima proprietà, notate che quando poi scendiamo sempre di più vado sempre verso giù in quel modo. Se f è maggiore o uguale di 0, questo cosa implica? Questo implica che praticamente l'integrale lungo sempre il nostro e, solo adesso mi sono accorto che dai miei punti l'ho chiamato f, però fa niente, tanto basta che sia sempre un insieme che deve rispettare le regole che abbiamo visto all'inizio, cioè quello alla fine. Questo qui lo posso scrivere come praticamente l'integrale sempre lungo e della funzione indicatrice, della funzione indicatrice, ovviamente relativa ad e sempre, per che cosa? Per f in the mu. Vediamo se vedete l'ultima proprietà. L'ultima proprietà, ecco, cosa significa questo? Praticamente significa che effettivamente se f è maggiore o uguale a 0, io l'integrale di Lesberg lo lascio invariato, però ci posso moltiplicare alla f una funzione indicatrice, ok? Perché questo? Perché? Allora, noi avevamo detto all'inizio che la funzione indicatrice è pari a 1 se x è appartenente ad e. X è appartenente ad e, ottimo! La funzione indicatrice è uguale a 0. Ok, è 1, scusate, è uguale a 1. Allora, queste erano delle proprietà.